ETF, cosa sono e come investirci? Sono delle domande fatte diverse volte all'interno della community di Invest Hero. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di creare una masterclass specifica per padroneggiare al meglio questo strumento. La masterclass sarà il 1° di dicembre e adesso nello specifico andiamo a vedere cosa andremo a trattare in questa masterclass. Proprio per questo motivo andiamo a schermo condiviso, così che ti leggo un paio di cose per tenere fisse nella mente le informazioni più importanti. La masterclass si chiama The King of ETFs ed è la masterclass più completa mai realizzata in Italia, con posti limitati e soprattutto anche l'offerta è limitata, in quanto è fatta appositamente per il Black Friday. E nello specifico cosa possiamo andare a vedere? Come trattare gli ETF e come padroneggiarli al meglio per riuscire a sviluppare la propria pensione anticipata, perché gli ETF, se utilizzati nella maniera corretta, ci possono veramente dare un'ottima indipendenza finanziaria, però sul medio-lungo periodo. È complesso operare con gli ETF sul breve periodo, meglio qualcosa di con un orizzonte temporale maggiore. E di base all'interno della masterclass avremo questa diretta interattiva, dove ci saranno anche domande e risposte, così che risponderemo anche a dubbi specifici, 3 portafogli modello generali che possono essere subito replicabili e soprattutto che vanno a toccare il settore del basso e medio rischio. Quindi faremo un portafoglio basso, un medio basso e un medio rischio. Poi facciamo degli approfondimenti specifici sui PAC, i piani di accumulo di capitale, sia in maniera statica, quindi in maniera ricorrente, che dinamica, tracciando quindi determinati livelli. Poi ci saranno le registrazioni dell'evento, così come bonus mindset dell'investitore, che è una masterclass di un'ora per capire come ragiona un investitore, e c'è anche uno speciale estratto dal nostro corso di punta sulle assicurazioni. Ma oltre questo anche un video tutorial su come acquistare e vendere gli ETF con le principali piattaforme utilizzabili, così che tu, anche se non hai mai fatto ETF in vita tua, sai dove andare a cliccare e quindi ti semplifica molto molto la vita. Soprattutto non ti spaventa, perché scopri già in anticipo cosa ti aspetta dall'altra parte della barricata. Bene, la promozione è attiva per questo periodo del Black Friday, ma soprattutto quale sarà il programma di giovedì 1° dicembre? Queste 3 ore cosa andremo a toccare? Allora, le basi dell'ETF, quindi capiremo cosa sono e appunto come operano sui vari strumenti sottostanti, qual è la differenza tra replica fisica, sintetica, capire come selezionarli in base alla capitalizzazione, all'ente emittente e così via. Capiamo anche quali sono le differenze tra gli ETF, i fondi attivi, i prodotti bancari, perché molte volte quando ti interfacci con un consulente finanziario in realtà cerca di mandarti verso a fondi attivi o prodotti bancari specifici, non tanto verso ETF, perché non ci guadagna tantissimo, ma tu da investitore capace e professionista saprai poi per i fatti tuoi andare a trovare gli ETF e quindi anche riuscire a battere tutto quello che può fare un fondo attivo o un prodotto bancario offerto da un consulente. Capiremo la figura del broker, dell'intermediario finanziario, e capiremo quale poter scegliere come figura migliore. Capiamo come investire in ETF nel medio-lungo periodo, quindi ci sarà sia strategia di investimento per il medio periodo e con un medio-basso rischio. Investire anche ETF quindi per il lungo periodo, perché abbiamo capito che sono degli strumenti importantissimi per iniziare a strutturare la propria indipendenza finanziaria sul lungo periodo. Veramente questi sono gli strumenti base per farti avere una pensione decorosa, molto sostanziosa e soprattutto godere anche di una ricchezza futura e molto stabile. Bene, come investire in ETF sul lungo periodo, come pianificare la tua pensione anticipata e tutto questo grazie ad alcune semplici strategie che sono subito applicabili con gli ETF. Ve le mostreremo direttamente a schermo condiviso. Strategie di speculazione verso strategie di investimento, perché in realtà sono due concetti spesso mischiati, ma in realtà devono essere totalmente separati. Pro e contro dei due approcci e come identificare la miglior soluzione al proprio grado di rischio, perché effettivamente uno speculatore normalmente ha un grado di rischio un po' maggiore rispetto a un investitore, e questa cosa non è spesso chiara a tutti. Capiremo la differenza tra PIC e PAC, quindi con numeri alla mano capiamo tutto quello che concerne questi due argomenti, quali sono le differenze operative e anche di money management, quindi a livello gestionale delle proprie finanze. Capiremo e vedremo 3 portafogli modelli evergreen che possono essere subito replicati per investire in ETF. Parleremo di portafogli ETF a basso rischio, a medio basso e a medio rischio, ma tutto per il medio lungo periodo, perché ricordiamo è una maratona, non è uno sprint lavorare sugli ETF.
analisi dei mercati finanziari, così che possiamo vedere e tracciare alcuni livelli di importanza strategica dove magari il mercato può andare a toccare e dove magari poter iniziare un piano d'accumulo o andare a mediare le posizioni per abbassare il prezzo medio di carico. Andremo ad approfondire i rate, quindi di conseguenza capiamo come poter investire nei mercati immobiliari senza un'esperienza da immobiliarista, capiremo gli ETF all'interno di un portafoglio diversificato, perché un investitore deve toccare diversi campi di investimento, deve avere un portafoglio diversificato, ebbene gli ETF svolgono un ruolo chiave per un portafoglio maturo per un investitore. E poi ci sarà la sessione di domande e risposte, dove ogni persona, se qualcosa non sarà chiaro, potrà dire la sua o comunque magari ha qualche situazione incartata, bene, gli andremo a risolvere direttamente live. Ma andiamo avanti e di conseguenza perché? Perché è importante andare a padroneggiare gli ETF. Capirai cosa sono gli ETF, perché sono considerati dai massimi investitori al mondo il miglior strumento finanziario per raggiungere la libertà finanziaria. Capirai il vero motivo dietro al perché le banche non ti parlano, anzi a volte ti sconsigliano questo strumento. In realtà vogliono lucrare su di te. Perché? Perché hanno comunque delle commissioni più alte per venderti altri prodotti di natura finanziaria, in quanto gli ETF hanno dei costi molto molto bassi e loro non riescono a marginare. Poi, fondi comuni di investimenti, attivi e passivi, quali rendono di più e quali preferire? Quindi facciamo un paragone tra questi. Le quattro regole d'oro a cui prestare attenzione per non regalare più soldi alle banche e agli intermediari finanziari, perché tendono a tenere per loro tutti i vari profitti, e invece in questo caso sarai tu a trattenere i profitti maggiori. E cerchiamo di comprendere il tuo grado di rischio per creare un portafoglio ETF ben diversificato per raggiungere i tuoi obiettivi a livello sia finanziario che di vita. Comprendiamo e svegliamo la strategia per diventare milionario e andare in pensione anticipata investendo almeno 200 euro di ETF al mese, ma proprio una tariffa base. Due strategie di investimento più performanti da applicare sugli ETF per il medio e lungo periodo, tre portafogli diversificati evergreen subicolo applicabili in base ai gradi di rischio e l'ETF segreto che ti permetterà di ottenere profitti a quattro cifre percentuali proteggendo il tuo portafoglio nel caso in cui i mercati crolleranno. Perché? Perché noi siamo dei fan della diversificazione, ma vogliamo anche assicurare le nostre posizioni a mercato da eventi avversi, dai cosiddetti cigni neri. Bene, qua ci sarà l'ETF segreto, quella chicca per andare a proteggere tutto il tuo portafoglio. Vedremo tutti i segreti e tutti i dettagli dei piani di accumulo di capitale, quelli statici, quelli dinamici, quali poter preferire e quali utilizzare per poter far crescere piano piano, gradualmente, il tuo patrimonio cercando di diminuire sempre di più i rischi. Vediamo anche come investire in immobili, tutto in un click, senza essere un grandissimo esperto immobiliare. E poi vediamo anche come creare dei portafogli di accumulazione o di distribuzione, quindi di rendita, in modo da capire quali sono i tuoi obiettivi e orientarti verso gli strumenti che servono per raggiungere i tuoi obiettivi. Vediamo di ottenere rendite ricorrenti e crescenti superiori al 126% rispetto agli strumenti tradizionali tramite due particolari ETF a distribuzione. Chiaramente questo sul lungo periodo. E con questo capiremo come andare in pensione anticipatamente. Bene, quindi questo è quello che ci aspetta, oltre a tutti i vari bonus che avevo già detto precedentemente. Che dire, io ti consiglio di visionare questa pagina e non perdere l'occasione per ottenere l'accesso a The King of ETFs.